Risponde alle polemiche del CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, sul taglio dei fondi della Convenzione Antincendio, Mauro Casinghini, direttore del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo. Il taglio è stato veramente minimo, determinato soprattutto dall'emergenza in corso, l'emergenza pandemica. Non dimentichiamoci che sono 2 anni che stiamo lottando con un'emergenza veramente più grande di noi, il che ha determinato sicuramente molte più uscite da parte della Protezione Civile per far fronte a questa emergenza. Ma non è questo il punto. Il punto, secondo me, che di fatto evidenzia poco appoggio alle critiche provenienti dai sindacati, è che la maggior parte degli incendi che ci sono stati questi giorni sono tutti incendi di interfaccia, incendi di vegetazione, incendi di ambiti agricoli che competono comunque istituzionalmente ai Vigili del Fuoco. Noi ci occupiamo degli incendi boschivi e il rinforzo dei Vigili del Fuoco è solo esclusivamente sugli incendi boschivi. Anzi, dico di più, sabato e domenica noi abbiamo messo a disposizione 200 volontari e oltre 20 mezzi per far fronte all'emergenza che dovevano fronteggiare i Vigili del Fuoco, dando loro supporto con acqua e personale. Quindi diciamo che sono polemiche che non hanno nessun tipo di appiglio.